Caffè amaro o quello zucchero? Come al solito, di vitale importanza. Dove è finito il pennarello verde che mi piace di più? Fa più scena. Oggi parliamo di una cosa a me molto cara, e cioè YouTube. Perché parliamo di YouTube? Allora, il mio YouTube è tutto in inglese, cioè non c'è un video che sia in italiano, intendo la home page. Anche se ho l'account italiano, a forza di guardare i video in inglese me li mette tutti in inglese, giustamente. Quindi volevo un po' dirvi quello che guardo io. Cosa guardo io? Guardo di solito cose divertenti, come per esempio i talk shows. Quindi oggi vi faccio una lista dei talk show americani che guardo io su YouTube. Divertenti, non so, con i VIP, con le star, con gli attori che vengono a fare le interviste, quelle cose lì. E invece domani vi propongo quelli British, così se volete allenare gli accenti, l'ascolto, avete tutte e due. Allora, non so di preciso quanti ve ne dirò, ma io parto dal numero 5. Numero 5, The Tonight Show with Jimmy Fallon, or starring Jimmy Fallon. Sono sicuro che avete già visto Jimmy Fallon, è un personaggio molto famoso, è questo conduttore che fa questo The Tonight Show e invita ospiti, attori, cantanti, un po' di tutto. Cos'è il bello di Jimmy Fallon? È che fa sempre dei giochi, infatti su YouTube troverete un sacco di giochi che ha fatto con gli attori, cantanti, eccetera. Questi sono i pro. I contro è che mi sa un po' di... magari solo a me, mi sa un po' di finto, nel senso, ne ha visti talmente tanti attori, cantanti, personaggi famosi che è dura sempre essere al massimo, a ridere a tutte le battute, e un po' si vede, secondo me. Ripeto, è un genio, ma basta con questi peli però. Ripeto, secondo me è un genio, cioè lui e il suo team si inventano di quei giochi pazzeschi, di quelle robe pazzesche, con miliardi di visualizzazioni su YouTube, sono dei geni. Si vede un po', secondo me, che l'ha fatto per tanto tempo e non so, mi sembra un po' soprattutto la risata così a volte un po' finta. Però è bello, punto. Al quarto posto metterei due show. Uno è The Late Show with Stephen Colbert. Mi scrivo i nomi, Colbert, penso si dica così. Anche lui è molto simpatico, un conduttore alla buona, insomma, mi sta simpatico, ripeto. Intervista anche lui i personaggi famosi. E un po' meno giochi di Jimmy Fallon, però secondo me è un po' più genuino come show. Forever intermediate skier. Do you ski at all? I do, yeah. Yeah. Same thing here. Yeah. Stessa cosa vale per il Late Night with Seth Meyers. Se lo dico sbagliato, perdonatemi. Wait, you have to look at me. In the eyes. This is what I call a prom date. Are we going the whole time? Okay. It's time for day drinking with Seth and Rihanna. Più o meno stesso tipo di show. Ne ho guardati a centinaia di episodi, però da quello che vedo su YouTube sono molto simili come show. Anche i personaggi, uno un po' più vecchio, uno un po' più giovane, Seth Meyers un po' più giovane, ma tutti e due abbastanza interessanti. Sembrano genuini, persone genuine, quindi a me piace guardarli. Al terzo posto metterei James Corden, che sicuramente l'avete già visto. Lui è inglese, ricordiamolo, quindi il suo accento sarà un po' inglese, ma attenzione perché essendo lo show in America ha molto cambiato il suo modo di parlare, non è proprio inglese stretto, diciamo, c'ha un po' di accento, sì. Lui è molto bravo, molto simpatico, sicuramente avrete già visto qualche video quando fa il karaoke, per esempio, nelle macchine, no? Con i cantanti, quando fa i musical sulle strisce pedonali. Ecco, quella roba lì, con gli attori veri. Molto simpatico, ha delle belle idee anche lui, secondo me. Quindi lo guardo sempre molto volentieri. Hello, I'm Ariana Grande. I must be Carrie. What are we after, Ariana? What do you want to eat? Can I please have a soy latte? What size would you like? Oh, I'm gonna get a grande. Hey! Al secondo posto metto Trevor Noah, che fa il The Daily Show. The Daily Show è uno show che va in onda tutte le sere, non so che ora di preciso, comunque trovate su YouTube le clip, e lui è un comico, ok? È nato come comico lui, è di origine, è nato e cresciuto in Sudafrica e poi si è trasferito in America. Hugh Jackman, Bon Jovi, anyone else? Matthew McConaughey. Well, it's funny you say that because... No, he's not here.
You guys thought I was gonna bring up Matthew McConaughey and he was just gonna walk up to you and be like, alright, alright, alright. Guardatevi sia i suoi show a teatro quando fa il comico, insomma, quando fa i suoi pezzi comici, e vi guardate anche il Daily Show. Perché mi piace tanto il Daily Show? Perché parla di politica e ovviamente ne parla in una maniera divertente. È dal The Daily Show che ho imparato un sacco di riguardo alla politica americana. Sì, non conosco ancora tutti i nomi così, però ho capito molto di più come funziona ed è stato divertente imparare, perché alla fine mi guardavo i video, facevo una risata e imparavo anche qualcosa della politica americana. Anzi, secondo me ne so quasi più della politica americana che di quella italiana adesso, ma vabbè. Lui mi piace un sacco, non l'ho messo al primo posto solamente perché è uno show abbastanza corto e parla solamente di politica, praticamente, e di attualità, ma più che altro di politica, che è bellissimo. Però quando vuoi guardarti qualcosa di divertente, magari guardi qualcos'altro, tutto lì. Però ripeto, l'avrei messo quasi al numero uno io, che magari non può piacere a tutti. Al primo posto, ragazzi, metto Conan O'Brien. Attenzione, adesso non so neanche come si chiama lo show. Voi scrivete su YouTube Conan O'Brien e vi viene fuori sicuramente. Conan O'Brien mi piace un sacco, è nato come comico anche lui. Cosa fa lui? Ha uno show anche lui. Una volta era uno show molto più in grande, in una rete televisiva più grande. Adesso ha cambiato rete, se non sbaglio, perché non guardo la TV americana, guardo YouTube io. Ha cambiato rete ed ha un po' ridimensionato la cosa, quindi è diventato un po' uno show tipo intervista solita. Ma prima faceva un sacco di robe belle che le trovate tutte su YouTube. Sicuramente avrete già visto dei video con lui. Ecco, lui mi piace un sacco come si rapporta con la gente. E cosa c'è di più? C'è che tutti gli speciali che ha fatto col suo vecchio programma li ha messi su Netflix. Quindi se voi cercate Conan Without Borders, Conan senza confini, traduciamola così, vi trovate tutte le uscite di Conan in altri paesi, quindi non in America. C'è anche l'Italia, ragazzi. C'è anche l'Italia. I'm sorry, signor Jordan, but we don't have the exact kind of wine that you wanted. Is that okay? You're gonna like this one. Quindi guardatevelo con i sottotitoli, c'è su Netflix, sempre se avete Netflix, se no potete anche guardarli a spezzoni, se non sbaglio, su YouTube. Non è una puntata intera, ma a pezzi potete guardarlo tutto su YouTube. Lui, diciamo che è il mio preferito. Adesso, ripeto, ha ridimensionato un po' la cosa e lo guardo un po' meno. Però è stato da lui che ho iniziato a guardare questi talk show. Comunque, ne ho altri tanti, però inglesi, e ve ne parlerò domani. Questo video è durato troppo, ciao.